Oggi l'Italia riparte e riaprono i ristoranti, ma non tutti. Ad esempio resta chiuso quello di Romano Pancione. Buonasera, buonasera a tutti. Cioè tu hai chiuso subito all'inizio? Ho chiuso subito e non mi sono sbagliato. Se no i buffi, lo sa come ti portavi appresso? Mi si faceva la fossa per te raghi i buffi. Però un po' tocca riaprire perché mi sono pure stufato a sta casa. Derive di Roma per quello che è. Derive di Roma per quello che è, perché così si può vedere. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone. Questo ti chiede tuo cugino? Questo è il mio cugino. Come si chiama? È aperto da poco, Fabio. Fabio! Oggi riapertura? Sì. Come ti senti a rivedere i tavolini? Come primo giorno di scuola. Che state a preparare, buono? Oggi ho fatto un roast beef eccezionale, ho fatto la vignarola perché è primavera, dunque fave, i fagioli. Ce l'hai un po' di prenotazioni? Qualcosina sì. Pure per la sera? Sì, vengono presto, alle 7. Anticipi l'apertura? Sì, Roma mi piace rivederla come era prima, con i colori, con la gente che gira, col motorino in giro per Roma a godesse i cornicioni, pure la gente seduta sui muretti, è quello il bello di Roma, perché Roma è bella perché si vive così. E le finestre son tanti che te sembrano di quanto sei bella. Oggi abbiamo riaperto. Sono contento di ritrovare i clienti che ci abbiamo da tanti anni. Al primo giorno è positivo, ho delle buone sensazioni. Come da rimmagini Roma? Caotica, però affascinante, bella da vivere. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Emozionatissimo, finalmente abbiamo riaperto. Stamattina non vedevo l'ora di riapparecchiare. La paura che c'hai adesso? Non ci richiudano, un'altra volta. Oggi è il primo giorno che torno al ristorante, non vedo l'ora. È una sensazione bellissima. È assoluto, meraviglioso, un sospiro di sognare. Non mi chiedete cose che non si possono fare, tavolate da 10, da 20, baciamoci, quello più avanti. Cerchiamo di essere consapevoli del fatto che è una riapertura lenta, graduale, e non andiamo a dare contro sempre le istituzioni che devono essere un capro espiatorio per noi, no. Qui tocca comportarsi bene, perché più se comportiamo bene e prima usciamo da sto problema. Massimo tavoli da 4. Cari clienti, quando andiamo in giro a rompere i coglioni, perché alla fine ci andiamo tutti in giro a rompere i coglioni, io compreso, voi compresi. Stiamo attenti, mettiamo questa mascherina, apriamo il distanziamento, stiamo attenti, perché adesso il tempo è prezioso per aprire, per ricominciare a lavorare e per rimettersi in piedi questo benedetto paese. Io sono nato Roma, io t'ho scoperta.